Il plasma non è un farmaco, quindi non lo possiamo, come dire, produrre in laboratorio. Il plasma lo si ottiene grazie alla donazione di, diciamo, di persone che in questo momento pensano anche agli altri. Quindi diciamo che lo studio, come anche la possibilità di trattare questi pazienti, è legato alle altre persone. Il suo acronimo è molto semplice, Tsunami, ed è lo studio nazionale per valutare l'efficacia del plasma ottenuto da pazienti guariti da Covid-19, un progetto che sta andando avanti anche ad Arezzo, dove però oggi si cercano donatori da arruolare. È uno studio interessante perché si propone di valutare l'efficacia del plasma di cui tanti centri parlano, dove la nostra azienda, insieme anche ad altri reparti di malattie infettive, di pneumologia di altre regioni, hanno aderito per poter dare un contributo rispetto a tirar fuori dei dati di possibile significatività del plasma e quindi di efficacia del plasma nel trattamento di questi pazienti. Il plasma è la parte liquida del sangue, contiene e veicola anticorpi e immunoglobuline. È dunque questo quello che si va a cercare nei pazienti guariti da Covid. Noi andiamo a valutare in primis se ci sono gli anticorpi e quanti ce ne sono, gli anticorpi contro il virus. Poi, un secondo step, andiamo a vedere quanti di questi anticorpi riescono a neutralizzare il virus. Non è importante che sia stato un sintomatico, un asintomatico. L'importante è l'evidenza. L'evidenza è data dalla quantità di anticorpi neutralizzanti. Ad Arezzo prosegue così il reclutamento di donatori, una decina quelli già arruolati, ma se ne cercano anche di nuovi. Possono rivolgersi ai centri trasfusionali delle loro zone di residenza e a quel punto venire stradati sul percorso della donazione, in questo caso del plasma, che potrà essere utilizzato per i pazienti che invece sono ricoverati e che hanno sintomi. Ovviamente, essendo uno studio, lo studio non prevede la possibilità di dare a tutti i pazienti il plasma perché ci sono delle caratteristiche per cui questi pazienti potranno essere arruolati e a quel punto di questi che vengono arruolati nello studio una parte farà il plasma e una parte farà la terapia comunque standard che diamo comunque sempre a questi pazienti.